Buongiorno amici, oggi ci troviamo qui a Rimini, praticamente al porto di Rimini, la palata come si vuol chiamare, diciamo è riconoscibile il porto dove la famosa ruota, dove viene montata la famosa ruota panoramica. Siamo qui perché questa mattina siamo, dico perché non sono da solo, siamo perché da qui stamattina ci sono dei centauri molto un po' spostati, io li chiamo. Adesso vediamo di cosa stiamo parlando. Questi centauri vogliono fare il giro, praticamente il famoso coast to coast. Cosa sarebbe? Partire qui dal mar Adriatico e arrivare il mar Tirreno dall'altra parte. Ma direte voi, è normale, chi è che non lo fa con una moto? Tutti quanti lo fanno. Ma dipende con che moto viene fatta. Per cui qui stiamo parlando, appunto per quello dico che sono un po' spostati. Questi vogliono fare questa attraversata con praticamente con delle moto centenarie, ossia moto del 1920 e il 1930, che adesso vi faremo vedere. Ma a capo di tutti questi spostati, suonati, c'è uno che a cui gli è venuto l'idea e lo chiamiamo. Giorgio, puoi venire un attimo qui nei nostri amici e raccontare un attimo, vieni pure qui in mezzo ai tuoi gioielli, in mezzo ai tuoi gioielli. Vogliamo che tu ci racconti ai nostri amici come vi è venuta l'idea di fare questa, diciamo che io la trovo una roba fuori di testa. Allora, una sera eravamo al velocifero e volevamo dire, dicevamo, cosa facciamo per essere un pochettino, per non fare i soliti raduni? E abbiamo deciso di fare un coast to coast. Quindi l'anno scorso, l'idea è partita l'anno scorso, che siamo partiti sempre di qui e siamo arrivati a Porto Santo Stefano. Ecco, ti fermo perché mi ricordo che l'anno scorso, mi ricordo, c'era col pulmino, siamo arrivati e poi siamo tornati con i pulmini. Esatto. Quest'anno invece siete ancora più audaci. Siccome l'anno scorso, per caricarle sui pulmini, 13-14 moto è una cosa che ci fa morire, abbiamo detto ritorniamo anche per non caricarli sui pulmini. Allora quest'anno è la prima volta che facciamo un coast to coast to coast, nella speranza che tutto venga bene. Sì, cioè praticamente l'andata e il ritorno. Ma adesso tra poco vi faccio vedrete nel filmato con che moto vanno, ma vi avviso, sono dei gioielli, perché sono veramente dei gioielli. Anzi, io dico soltanto una cosa, che grazie a questi spostati che io mi richiamo io, finalmente possiamo vedere delle moto che altrimenti le vedremo solo ferme in un museo, le vediamo viaggiare, sentire il rumore. Ecco il bello di questo, di questa trovata di Giorgio. Io, sì, questa qui è una bella trovata, ma devo ringraziare qui proprio Asso che ci fa un'assistenza esagerata. L'anno scorso per superarci, per poter fare le foto, il carrello non toccava neanche l'asfalto. Molto bene, ok. A volte capita. Sono qui con uno che adesso è chinato su una moto, anche questa è una moto datata. Beppe, vuoi raccontare ai nostri amici, tu senza, anche tu quest'anno non vieni con la moto, sei anche tu d'assistenza o vieni in moto? Purtroppo solo assistenza. Il fisico non me lo permette. Ma chi te lo fa fare di andare dietro questi scalmanati? Sta buon. È troppo grossa la passione. Infatti l'altro ieri ho rispolverato la vecchia cassetta degli attrezzi quando si facevano i raduni, l'ho riasumata. E ci sono le reliquie che ho raccolto nell'arco degli anni. È già piena, sono già a posto. Comunque sia, è un piacere sicuramente. Volevo raccontarvi un piccolo aneddoto dell'anno scorso. Aspetta che mi prendete poco, alziamo la telecamera. Un piccolo aneddoto dell'anno scorso. L'anno scorso siamo partiti e siccome c'era uno dei partecipanti in cui la sua moto era andata a finire tutta sott'acqua con l'alluvione, l'ha ripulita tutta, messa a posto tutta ed è ripartito con noi. Il problema è che a metà percorso questa moto ha cominciato a buttare via la benzina e non si sapeva che cavolo aveva. È arrivato il grande Beppe, ha detto se butta via da lì vuol dire che c'è il carburatore sporco. Si sono messi in due o tre, hanno smontato il carburatore, lo hanno aperto, infatti c'era della terra sotto, l'hanno pulito ragazzi e siamo ripartiti. Beppe è un mago. No, io non sono un mago, è la fortuna che ci ha assistito. Benissimo, ora andiamo. Lei con che moto viene? Ci vuole raccontare ai nostri amici che moto è la sua, che dopo lo facciamo vedere, e di che anno è? Questa è una IS del 1928, K12, e 250 valvole laterali. Lei si chiama? Alfio Gobbi. Alfio, che è qui di Rimini? Sì, faccio del velocista. Vabbè, dai. No, sono qui con Zaghini, che è uno che mi ha dato proprio la forza per continuare ad organizzare questa cosa qui, perché lui tutte le volte mi dice ok, ci sono, e questo mi fa molto piacere. Sì, però ti dico che io sono arrivato a un'età che mi sa che bisogna che mi dia una calmata, perché cominciamo a fare 600 km
in 3 giorni, 200 km al giorno di media cominciano a essere un po'. Con queste moto qui, che sono con queste caffettiere, che comincia a essere un po' impegnativo. Te lo dico proprio in maniera sincera, Giorgio, perché comincia a essere pesante. Comunque parlo personalmente. Sono contento perché lui non demorde, quest'altro anno ci sarà ancora. Bene. Vuol dire che sono in gran forma allora. Acqua del mare Adriatico, acqua del mare Adriatico, con di Clash Arena, con di Clash Arena. Dopo asciugatevi le mani perché fa la ruggine. Mare Adriatico, con di Clash Arena. Mare Adriatico, mare Adriatico, mare Adriatico. E adesso qui un po' di ruggine. Beppe, che guai abbiamo avuto adesso qui in questo momento? C'è il carrozziere del 500. Abbiamo usato sbugie e serbatoio, la benzina. Anche la corda. Ma adesso la soluzione si trova, che per evitare che perdano non gliela mette più la benzina. Ah beh, è vero, non ci ho pensato. È stata riparata la Triumph, però intanto nel momento che insomma la riparazione vada in effetto, prendiamo il Bianchi per sicurezza, intanto che rifornimento, dai, questo ci vuole. Sì. Primo rifornimento. Non so quanta c'è. Come dici, ha consumato poco, però gliela mettiamo lo stesso cosino, vero? Sì, perché non si sa mai. Non si sa, hai ragione, un goccio in più non fa mai male. Verde. Stare dalla parte del sicuro. Questa è già miscela, eh. Ah, ecco. Questa è già miscela. È al 20%. Ma giusto un goccino, ma sì. Ah beh, ah, è già preparato. Questa è già miscela al 20%. Ho capito, ho capito. A questa Gusti abbiamo fatto un po' di benzina? Sì. Quanta ce n'è stata? No, questa è nessuna. Al momento no. Quindi, questa diciamo, ancora siamo a posto. Perfetto. Non consuma molto allora. No, è le 12, mezzogiorno meno 10 e si parte dopo il rifornimento. Adesso si fa tappa. Caffè. A Castrocaro, benissimo.
adesso un attimo qui, dai, documentaci cosa stiamo facendo, dove siamo? Ah, si vede, si può che da documentare, basta inquadrare. Mangiamo le lasagne, ci ha dato il benestare alla barista qui. A Castrocaro ci troviamo qui. Castrocaro, che è gentilissima. Poi dopo c'è un'ulteriore sorpresa, finito questo, e poi proseguiamo il viaggio. Purtroppo oggi abbiamo un'ora di ritardo perché il mio motore si è rotto il serbatoio, però sono contento lo stesso perché lo sto facendo col motore di mio babbo. Eh beh, allora dai, 52. Bello, porti avanti. Bene. Perfetto, okay. Perfetto. Buon appetito ragazzi. Grazie. Eccola qua, il buon appetito, devo andare anche a loro, via, eccoli qua. Castellotti. Adesso mi metto giù, sono al tavolo vicino Zago. E dopo questa moto qui, prima c'è stata quella là, poi questa qui, e adesso ne abbiamo un altro piccolo problema. Eccolo qua, noi dobbiamo documentare. Che cosa, come mai ti sei fermato? Cosa è successo? Ah, per cosa ha girato troppo, basta. Per me costo cost. No, no, lungo. Di la verità! Lungo, finisce di qui. La verità! Basta rompersi le moto? Sì, 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 basta, basta. Per oggi basta, eh? Poi la terza buona azione l'abbiamo già fatta. Ecco. E allora c'è uno, due, tre, punto. Adesso basta. È finito? Basta una parola qui, io. Io lo vado solo, sembra che la moto aveva già capito che doveva andare lì. Diciamo che siamo già metà dell'opera, metà della prima per oggi metà della prima opera, dai. Adesso facciamo il nostro goccio di benzina, come giusto che sia. Miscela, sì, è già, è vero, questo qui è un coso, in due tempi. Stanno pronte. Siamo tornati, Giorgio, insomma, no, è più forte di te, hai dovuto riprovarla. Proviamo, riproviamo, anche perché c'è Dainelli che ci aspetta. Siccome Dainelli è un bravissimo meccanico, se non va gliela lascio. Ah, ecco, 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 c'hai la scusa buona. Ok, quindi portiamo, rimettiamo, riponiamo giù la Bianchi e riprendiamo la Triumph. Benissimo, e qui dal Passo Mureglione ci siamo, possiamo partire. Non sei in grado.
stata dura, siamo partiti presto, poi abbiamo avuto un sacco di problemi. Noi abbiamo imboccato il serbatoio, poi riparato, poi qualcuno è rimasto fermo con il motore, e quindi è stata dura. Però adesso a tavola sono finiti tutti gli azzacchi, e quindi bene così. Domani è un altro giorno, si vedrà. Che giorno faremo domani? Domani andiamo proprio sul Mar Tirreno, Marina di Cento. Poi passeremo da Folgheri, San Gimignano, Castagneto Carducci e ritorniamo a San Gimignano. Perfetto, quindi aspettiamo domani la nuova diretta. Buongiorno, buongiorno, eccolo qua, ci siamo per una nuova giornata. Oggi siamo sabato, oggi si fa un altro bel giretto tutti insieme. Ecco, vediamo che Giorgio, il boss di questi squinternati, è pronto anche lui. Qui vediamo che stiamo facendo i ritocchi per essere sicuri di poter arrivare a destinazione. Ci stiamo già sporcando le mani, vedo. Ci stiamo già sporcando le mani. E anche Giorgio tira fuori il suo bolide. È scarso di benzina. Benzina e olio però. Dai. Sono le candele. No. Sosta dopo la mattinata, la prima sosta rifornimento, facciamo un po' di benzina? Ce ne abbiamo abbastanza ancora, vero? Abbiamo consumato poco, perfetto. We'll be right back.
le candele. Sono le candele. Questa gli metto? Questo c'è il carburatore che è come quella che c'è sulla mia, devi sempre lavorare con l'aria all'anticipo. Sì, l'aria. Che ci eravamo bagnati le mani con l'acqua dell'Adriatico. Tutti. Giusto? Sì. Esatto. E quindi adesso facciamo così, siamo arrivati. Adesso finiamo la bottiglia e ci bagniamo col mare del Tirreno. Ma che la bottiglia. Siamo riusciti a fare tutta la traversata, via praticamente. Bottiglia. Andiamo su col costume. Esatto, bravo. Stiamo il fatidico gesto della bottiglia, l'abbiamo riempita. Ecco qua. Finalmente con la bottiglia ci bagniamo col mare del Tirreno. È dall'Adriatico al Tirreno. È un attimo. We'll be right back.
stavamo, cioè questi qui della bottega di Elena non potevano far di meglio. Qui le recensioni fanno su a gogo. Guarda che bello, Vissanto con i cantucci tipici toscani. Come si fa a non dir di no? Guarda che roba. Serviti da loro dobbiamo andare, io vi radisco. Eccolo qua, siamo capitati in un posto dove ci ha trattato da Dio, veramente bene, veramente bene. Sì? Bravo, 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 bravo. Adesso diamo a Marco per spiegare la prospettiva. Fatto l'esempio, la prospettiva. Ah, eccola, mi piace. Rifornimento, arrivare circa mezz'oretta a San Gimignano. Mezz'oretta si vola, dai, dai, che mezz'oretta. Adesso siamo là, dimmi. Ci siamo. Dimmi tutto, sta andando il filmato, dimmi. Quando mia mamma si era rotto il femore, eccolo. Per metterlo nella sida e per tirarlo su e giù. Ma fammi la pugnetta, va là. E poi la smutteva. Ragazzi, siamo. E poi quando si sedeva alla notte dopo. Eccezionale, praticamente. Praticamente sono le due batterie che mi fanno. Thank you.
bellissimo weekend grazie a Giorgio, perché ha organizzato un bellissimo giro. Grazie a voi, perché da solo beh, però diciamo tutto, ci vuole a pazienza e bisogna un pochettino di esperienza per fare certe cose. È stata una 3 giorni meravigliosa qui in Toscana, è stata eccezionale. Diciamo che ha un navigatore particolare Giorgio, che quando la strada va dritta lui dice no, quella è troppo semplice, dobbiamo trovare qualcosa di più complicato. Quindi con questo tipo di moto qui, fare certe strade a volte già è dura farle quelle normali, figuriamoci quelle altre più complicate. Un momento quasi tutto bene, via. Diciamo sì. Che sono contento, sono. Okay. Sì, dai, tutti, cioè, quasi si può dire bene, perché bene. Il problema della quasi moto... per dire, perché per non dire sempre che va tutto bene... Diciamo. Beh, ma però diciamo così che diciamo, le persone sono tutte bene, si sono tutte divertite. Sì, c'è qualche moto che ha avuto i suoi problemini, ma le moto, si sa, le mettiamo lì, le abbiamo portate i carrelli apposta. Per cui diciamo che per adesso tutto bene. Sentiamo se Zaghini gli è andato bene. Zaghini, vieni qui con noi, dai. Zaghini è un altro di quei pazzi temerari, di quelli, un augustista... Qui il problema più che delle moto, il problema sono il problema no, è umano. Sei ancora un campione, il vai. Problema è umano. Ancora sei un grande centauro. 200 km sull'ora che robe chi le te ha fatto un culi seco. Questa per chiudere ci voleva. Per il momento qui da San Gimignano ci ritroveremo poi stasera giù alla palata di Riccione, di Rimini, alla ruota. Per il momento è tutto, sì, ciao ragazzi! Sì, ma qui da qui alla palata faremo almeno altre 7, 8, 10 interviste. In mezzo ai nostri temerari di una certa, diciamo, di una certa età, avevamo anche questi, perché non soltanto quelli di una certa età possono andare con queste moto. Guardate, stai lì, vai lì, perché abbiamo anche 4 giovani baldi qui che andavano con queste moto. Gli sbarbati. Gli sbarbatelli, diciamo, via. Lui poi è uno che con la moto, sia con quelle moderne che con quelle di una volta, il gas glielo dà. Poi abbiamo il suo fratello, qui abbiamo un altro che ha avuto a che fare con un extraterrestre che gli ha gonfiato un abro, praticamente adesso ce l'abbiamo fatta rimetterla a posto. La Vespa ha fatto un brutto scherzetto. Non era dalla Piaggio. Non era un'ape Piaggio, bravo, hai detto bene. Poi abbiamo lui che purtroppo con pochi chilometri ha dovuto lasciare la moto sul carrello. Ma forse sono il più fortunato. Però sei il più fortunato perché ragazzi ci ha fatto divertire da matti sopra, poi vedrete le immagini, sopra questo Sidecar praticamente hanno girato parecchie immagini, lui in particolare ha girato parecchie immagini che vedrete nel filmato. Ragazzi, allora per voi questa esperienza con tutti questi vecchietti com'è? Ehi, eccolo! È stata bellissima. Mi prendo anch'io in mezzo. È stato difficile stare ai loro ritmi. Sempre a mangiare, sempre in moto. Più mangiare che in moto. Più mangiare. Rifare, bisogna che ci alleniamo. Esatto, dobbiamo mangiare di più. Non siamo allenati. Non siete allenati. Quindi vi fa bene la scuola di questi anzianotti? Molto bene. Per fortuna che ci sono loro, per fortuna. Possiamo solo ringraziare. È stata bellissima. Perfetto, via, ultimi ritocchi alla moto prima di partire, un goccio d'olio che sì. L'olio qui alle moto non guasta mai. Passare automaticamente subito, direi di passare ai nomi dei partecipanti di questo weekend con la propria moto. Allora partiamo da qui, da lui, da Gerardo. Ciao Gerardo, buongiorno. Allora ciao. Spiega ai nostri amici con che moto sei venuto, che moto possiedi. Con uno Sport 15, una moto Guzzi. Ti chiami, hai detto? Del 1932. Ecco, Guzzi del 1932. Gerardo, ti chiami, giusto? Sì, sì. Perfetto. E vieni da? Da Rimini. E da Rimini. Quindi guardate qua, questa è la sua moto. Zaghini Augusto, Tino, con la moto Guzzi Sport 15 del 1934. Ciao a tutti. Nevio Sarti, questa è una P250, P come piccola, della moto Guzzi. Per il momento è andato tutto strabene, non bene. Niente, c'è l'Oriano e una Sport 15. Una Guzzi Sport 15? Sì. Del? Del 31. Del 31, perfetto. Okay. Vai. Andrea Urbinati, Gilera GS. Di che anno? Del 30. GS sta per gran Sport. Angelo Pallottelli. Con Guzzi Sport 15 del 32. Buongiorno a tutti, sono Palli Francesco, sono venuto con una moto Guzzi DD 500 del 35 e come vedete è qui pronta per finire il viaggio su un bellissimo furgone Ducato.
perché purtroppo ho avuto perché purtroppo ho avuto un problema con una valvola, pensiamo, vedremo poi a casa quando apriremo il motore. Buongiorno, Urbinati Hermes, Guzzi 2VT del 32 500, un sidecar praticamente, bellissima, e brava, e anche brava. Buongiorno, io mi chiamo Paolo Baldini, vengo da Ravenna e sono venuto con questa BSA bicilindrica 770 di cilindrata del 1921. Si è comportata bene per ora, speriamo che arrivi fino alla fine a Rimini tutto regolare. È stata una bella esperienza, perché fare più di 600 km in 3 giorni, insomma, con questo tipo di moto, poi dai, tipo di moto che è un po', è una centenaria. Io sono Gobbi Alfio con un AES del 1928 K12 che ha fatto tutta la strada quasi sul carrello, perché ho voluto, è la prima uscita che fa e ho voluto provarla, ma non è andata molto bene. Beh, sarà per la prossima, speriamo meglio nella prossima. Non è andata bene a causa della salita, sì, perché, sì, ma quelle purtroppo ci sono con la salita e anche con me sopra. Sono Giuseppe. Questa è una BMW R62 del 1928. Tutto a posto. Mussoni Giorgio, Triumph 1920 550 cc, moto inglese. Allora, ne ho fatto un pezzo che col Bianchini, con la Bianchina Mendola del 52, perché in salita ci faccio fatica. Comunque adesso accendiamo le moto e partiamo per ritornare a casa, ok? Buon viaggio! Beppe Urbinati, addetti al recupero e eventuali manutenzioni ordinarie, straordinarie e poche, perché è andato tutto bene finora. Cioè praticamente voi siete quelli che recuperano quelle cose che vedo dietro di voi, siete la scorta tecnica! Detto che siamo gli angeli custodi. Ecco. Benissimo, allora si parte, via per il ritorno. Che custodiamo sui carrelli le moto. Moto in moto. Giorgio, andiamo di là, La partenza, eccole qua. Lasciamo San Gimignano. E salutiamo la città di San Gimignano. Si è dovuto fermare perché un insetto, dopo quello di ieri che ha appunto il nostro amico sulla labbra, qui gli è entrato un insetto nel petto, fortunatamente se n'è andato senza creare danni.
A chi Marenghi? A noi! A Neo! A Paolo Baldini, la zoppa di scena. Non gli arriva, adesso arriva gli ancorazioni. La rotta di macinismo. Non date ritorno. Pico Beppe, hai capito come devi fare per guardare il video che farò? No. Ecco, te l'ho già spiegato però. Un po' di tecnologia, uno che smonta i motori, come le caramelle, dovresti saperlo un pochettino. Le caramelle. E oggi sono anche quelle al sapore di prosciutto. Eh beh, io capisco che te sei abituato più che altro a smontare i motori e a mangiare il prosciutto. Però la tecnologia un po' fatela entrare. C'è due figli che ci macinano un po' nella tecnologia. Ma la tecnologia, te mi parli di link, i link che cazzo sono? No, i link non sono dei panini imbottiti. Il link è una scritta, tutte scritte con lettere alfabetiche, tu ci clicchi sopra e vai direttamente. Io ci clicco sopra, vedete, una strisciata, ma che vado a cliccare? Un è una donna che te da strisciato sopra. Digli che c'è la cappa finale, se no non capisco. Va bene, grazie che per il momento con Beppe e la sua tecnologia ci fermiamo, ci vediamo dopo più avanti. La vostra tecnologia, non la mia. Motociclisti non hanno soltanto le gomme di scorta, la benzina, l'olio di scorta, ma anche le scarpe di scorta. Per non rimanere a piedi le studiano tutte. Cemento fatto, si parte! Si parte, altra tappa! Si può fare! Ho fatto un raduno la settimana prima. Con tutto, col vino. Allora, ci vuole. Guarda col dito come pesca, guarda come pesca, guarda come pesca. Io ero lì che scrivevo. Io poi ho fatto, io quando sono arrivato l'ho cavata. E gli ultimi saluti finali. Diciamo stiamo quasi arrivando agli ultimi. E ci ristoriamo con un cantuccio e un bicchiere di vino. Ci vuole. Le 6:20 siamo arrivati a destinazione, tutto posto, il viaggio è stato una meraviglia. Allora amici, siamo arrivati, sono le 6:30 insomma, comunque le 6:15 siamo arrivati da una 3 giorni di un super weekend eccezionale. È andato tutto bene, possiamo dire che è andato tutto bene, va bene, qualche moto l'abbiamo dovuta caricare sul furgone, abbiamo dovuto fare qualche cambio, però in definitiva siamo tutti tornati a casa tranquilli e allegri per questo bellissimo weekend. Cosa dire di questo? Ti lascio tirare le conclusioni a te Giorgio, che sei quello che ha organizzato tutto. Allora io ringrazio tutti qui i partecipanti, siamo, secondo me è stato un bellissimo giro da cost to cost to cost, siamo ritornati. Dobbiamo fare i complimenti a Paolo. Paolo,
dobbiamo fare i complimenti a Paolo Baldini, perché con la centenaria ha fatto tutto il giro, una BSA 771 del 1921, mentre io con la mia Triumph del 1920, quando c'erano le salite non riuscivo ad andare su e quindi ho dovuto cambiarlo ogni tanto e andare con un 125 Bianchi Mendola. Che tra l'altro era proprio di mio babbo, del 1952, quindi già mi sembrava di essere con lui in girare con le moto. Bene, e a quel punto penso che ci potremo vedere anche il prossimo anno. Adesso gli lascio la parola a Paolo per una sua impressione su questo giro. L'impressione non voglio dire più che positiva, eccezionale, perché primo non è successo niente, come hai detto tu, che questa è già la cosa principale. Le moto in linea di massima sono arrivate quasi tutte, qualcuno si sarà caricata, ma può succedere. E poi ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle strade meravigliose, il percorso che ha studiato Giorgio era fantastico proprio, 200 km al giorno si fanno sentire, alla sera eravamo un pochettino stanchi, perché stare 8-10 ore sulla moto, perché ogni tanto ci fermavamo, far benzina, un caffè, e poi ci sono le soste ogni tanto, ci devono essere, però ci siamo divertiti tanto, è stato 3 giorni, uno più bello dell'altro, proprio... Fortuna anche del tempo, vero, tutto bello. Posso dire vai avanti così, prosegui. Grazie Paolo, adesso abbiamo qui anche Busseni, che è un immigrato, diciamo, da Brescia, adesso abita a Rimini, a Viserba, e quindi un'impressione anche a Busseni per quello che è successo in questi 3 giorni. Diciamo che sono stati 3 giorni magnifici, è andato tutto bene, ci siamo divertiti tutti. E questa è una bella cosa. È stata veramente 3 belle giornate. Vorrei dire solo un'altra cosa, questa mattina parlando ho detto questi fuori di testa, logicamente era una battuta, ma io avrei una parola da dire per questi personaggi, io questi li chiamerei custodi, non angeli custodi, custodi, perché questi se vogliamo sono dei custodi di opere viaggianti che altrimenti le vedreste solo nel museo. Invece le avete viste per le strade. Sì, siccome si parla sempre di questi raduni che ormai non c'è più la gioventù, in questo raduno, visto che è un pochettino un'avventura, io chiamerei qui questi ragazzi giovani, Palli Francesco, Guglielmone, Andrea, Hermes, chiamerei anche Zaghini, non mi sembra più giovincello però. Bellissima esperienza. Bella davvero, bella. No, cosa posso dire? Per fortuna che c'era un sidecar a sto punto, perché io dopo 50 km, diciamo che il giro è stato molto bello. Ringrazio i fratelli Urbinati che mi hanno fatto da autista, ovviamente io essendo nobile ho i miei autisti che mi hanno accompagnato in questo viaggio. E no, bello, spero di riuscirlo a fare in moto. Tra un annetto, dai. Io sono ospite, ma è stato belle moto, bella gente, bellissimo percorso e un club che non sbaglia mai. Io ringrazio semplicemente tutti per la compagnia ottima e sono senza parole perché voglio dire mi hanno fatto vivere proprio dei momenti proprio gioviali al massimo, proprio da bambino, come devo dire, non so cosa dire di meglio. Ringrazio tutti, ogni persona singolarmente, ottima organizzazione, Giorgio, l'eccellenza. Non so cosa dire di altro, mi prenoterei quasi già adesso per quest'altro anno. Grazie. Io se la fiducia devo dire che ho guardato del programma la partenza e dove era il primo ristorante. Poi il resto non ho guardato niente e sono convinto di aver fatto bene perché è stato spettacolare, ogni scelta, ogni posto. Meritava la fiducia di non guardare il programma e venire sulla fiducia. Ah,
Ringrazio anche il mio copilota, che sono stato fortunato di averlo, perché sennò dovevo andare più piano nelle curve e non avevo paura che mi impennasse il Sidecar, quindi sono stato fortunato anch'io. Comunque un raduno così veramente non ne avevo mai visti, non avevo mai partecipato a un raduno così organizzato bene e bello, proprio veramente bello. Grazie di tutto. Panelli, che gli chiediamo due parole per questo, due, no, anche tre, dai, per questi tre giorni passati insieme. E io cosa devo dire? Purtroppo Giorgio ormai, come tutti voi lo conosciamo, le sue organizzazioni sono sempre impeccabili. A sto giro diciamo che per adesso si è superato, perché abbiamo fatto tre giorni meravigliosi, di caldo, di sole, di curve, di salite, di discese. Di ristoranti non ne parliamo, perché non me li ricordo neanche più quanti erano. E poi per concludere siamo finiti a casa sua, dove sua moglie gentilmente ci ha preparato un sacco di roba, perché sti giorni eravamo a digiuno e quindi allora abbiamo dovuto recuperare. Grazie Giorgio e grazie a Meris e a tutti voi che avete partecipato. Adesso gli cederei la parola anche a Palotelli, che anche lui è il primo anno che viene a questo, chiamiamolo raduno, ma in realtà è una combricola di amici che vogliono stare assieme. Esatto, questo volevo dire, che non è un raduno, è un qualcosa di diverso, è una passeggiata insieme, e quindi dobbiamo tener conto di questo qui. E non è un raduno, è una passeggiata insieme, e lo spirito anche di essere disciplinati sulla strada, perché non siamo un raduno che chi ci viene dietro, insomma, non è... Comunque... È stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo anche qui un reparto assistenza. La parola a Beppe. Niente, la mia impressione è stata bellissima, fenomenale, perché siete stati tutti bravi. Noi da di dietro vedevamo il vostro comportamento di tutti più o meno, ed è stato ottimo. Niente, è stato bellissimo. Purtroppo sarebbe stato più bello averlo fatto in moto. Però ho visto che... Noi l'abbiamo fatto in moto, eh. Appunto, voi l'avete fatto. Comunque io mi appello all'assistenza di lui lassù, di potersi esserci anche quest'altro anno, sicuramente senza la moto, però non ho mai detto, perché noi non eravamo in moto, ma ci siamo divertiti, anzi più di noi, una bellissima squadra, tutti affiatati, che... Non ho altre parole, va benissimo così, al prossimo anno. Grazie Giorgio e a tutti gli amici. Adesso abbiamo anche Gobbi, che ha fatto anche lui però una parte con una moto del 1928, poi dopo anche lui ha prestato assistenza perché vedeva che c'era bisogno, la moto andava, ma però voleva prestare assistenza. Allora... Io l'assistenza l'ho dovuta fare forzata, perché la moto è finita sul carrello, visto anche... La cilindrata un po' esigua, e poi la prima uscita con le moto si rimane sempre a piedi. E allora bisogna, è normale. Allora io l'anno scorso non ho potuto partecipare per via del lavoro, quest'anno sono libero, allora voglio partecipare. Comunque grazie a tutti, la compagnia è stata bellissima. Magnani, due parole. Perché Magnani è stato l'assistenza logistica, oltre che logistica, assistenza e tutto. Niente, sono stato molto contento, ce l'ho, diciamo, è andato tutto bene, sono rimasto contento e speriamo di esserci anche il prossimo anno. Allora, una parola che vuol dire Zaghini? Qui sono tutti contenti, tutto bello, tutto su, tutto giù, tutto bello, però secondo me un problema c'era e non potete dire di no, eh? Le frecce nelle rotonde non ce n'era neanche una. Allora, io vorrei adesso qui vicino a me anche Asso, che ci ha tenuto compagnia, fotografo ufficiale, assistenza ufficiale, parlatore ufficiale, tutto ufficiale. Grazie a lui. Due parole che lo chiudi te questa intervista. Ma io chiudo soltanto adesso in un momento un po' più serio, ci siamo divertiti tutto, però voglio dire ai nostri amici che ci seguono, a parte che sotto il filmato guardate, potete fare qualsiasi domanda, vi risponderemo. Se siete curiosi di sapere qualcosa su queste moto che vedete,
chiedeteci, vi risponderemo a tutti quanti. Abbiamo l'unica donna della compagnia che ci ha preparato questa bellissima... Chiudi e grazie per quello che ci hai fatto. No, io non ho fatto niente. E un saluto a tutti questi ragazzi, alla compagnia e soprattutto un saluto alle mie donne. Il prossimo anno anche noi ragazze. Via, ciao a tutti. Ok, ciao a tutti, al prossimo anno. E vai! E con questo l'augurio per rivederci il prossimo anno. Alla prossima avventura!